Buonasera, siamo qui a Dairago con il candidato sindaco di Scelgo Dairago che è Federico Olgiati. A lui chiediamo innanzitutto quale sarà il punto più importante del suo programma amministrativo. Allora, sicuramente Dairago non si può ridurre a un punto solamente, il punto più importante, ma Dairago è una comunità, è un paese che ha bisogno di un intervento ad ampio respiro che vada a toccare i diversi punti all'interno del panorama dairaghese, quindi partendo dalle associazioni, passando poi per lo sport, la cultura, le imprese, il commercio e la viabilità. Quindi sicuramente sarà necessario guardare ad ampio spettro. Ovviamente importante sarà pianificazione e programmazione, che sono due elementi importantissimi per realizzare tutti i punti che ci sono all'interno del nostro programma. Qual è il primo atto che farà se sarà eletto? Allora, sicuramente sarà necessario risolvere la problematica del centro sportivo, perché essendo presidente della Consulta e arrivando dal mondo sportivo, la vivo in prima persona questo tema dello sport. Quindi il fatto di avere un impianto che ad oggi non dà la possibilità di giocare a 200 bambini del paese di Dairago, la ritengo una cosa molto problematica dal punto di vista sociale. Quindi sicuramente far ripartire il centro sportivo è una delle priorità del gruppo Scelgo Dairago. Le chiediamo perché un dairaghese dovrebbe votare per lei? Allora, dovrebbe votare innanzitutto per noi perché siamo un gruppo, Scelgo Dairago, non sono solo io. Quindi siamo un gruppo di persone che fa politica insieme e lavora insieme da circa 2 anni. Come mi insegnano alcune figure storiche della politica dairaghese, la politica è un elemento che non si costruisce in poco tempo, è una cosa che deve essere fatta con passione e deve essere costruita nel corso dei giorni, quotidianamente. Siamo un gruppo sicuramente composto da una parte di giovani ragazzi che si sono candidati, sono avvicinati alla vita politica e ci sono anche una parte di persone che arrivano da esperienze pregresse. Abbiamo anche ex consiglieri ed ex assessori all'interno del nostro gruppo, quindi sicuramente questo mix di figure porterà dei risultati positivi nella realizzazione dei progetti che Scelgo Dairago ha in mente per il nostro paese. Quindi sicuramente tutti insieme potremo cambiare. Potremmo far rinascere il nostro paese dopo soprattutto questa situazione di difficoltà dalla quale si arriva, quella del Covid-19. L'obiettivo appunto è quello di far rinascere il nostro paese, far rinascere il territorio. E per fare questo ovviamente abbiamo bisogno di tutti gli interlocutori, quindi associazioni, cittadini, istituzioni ed amministrazione che deve svolgere il ruolo di facilitatore nello sviluppare appunto idee e progetti che arrivano dalla cittadinanza. Parola d'ordine ovviamente per questo gruppo è la partecipazione attiva. Perfetto, grazie mille.